Canici e Forchette, Mondovì, nell'ambito dei peccati di gola, abbiamo appena assistito a un talk molto molto divertente. Siamo con una persona che in realtà fa un mestiere ben specifico, ma poi vedremo perché c'entra con Canici e Forchette. Buongiorno a tutti, sono Samantha Cornaviera, io faccio la speaker, la doppiatrice pubblicitaria, la voce degli spot radiofonici, televisivi, questo è il mio mestiere da tanti anni, però per l'appunto ho una grande passione che è quello per l'archeologia culinaria del primo Novecento. Io... In particolare c'è un piatto che abbiamo assaggiato ieri sera, esatto, che vi è piaciuto. Allora, innanzitutto colleziono ricettari appunto del primo Novecento e testo le ricette più bizzarre: la lepre e la d'annunzio, lo sformato autarchico, il boccone della Croce Rossina. Quando mi è stato chiesto qualche mese fa da Anna Prandoni di partecipare a questo evento qui a Mondovì, mi ha detto: c'è un importante appuntamento che è quello delle celebrazioni, insomma, del compleanno di Giolitti, che è nato proprio a Mondovì. Io da 10 anni appunto ho sviluppato questa grande passione per le ricette bizzarre del primo Novecento e quindi nei ricettari e nelle riviste che colleziono scopro ricette che hanno nomi come la lepre alla d'annunzio, lo sformato autarchico, le uova rimestate alla Giolitti per l'appunto, che è una ricetta presente sull'arte cucinaria in Italia del 1910 di Alberto Cugnet, che tra l'altro è un altro piemontese, che Alberto Cugnet ha curato insieme ai migliori chef di quel tempo, degli anni 10, perché è uscito nel 1910. Quindi l'elite dei cuochi italiani che lavoravano non solo nei grandi alberghi, per grandi famiglie aristocratiche o addirittura per i reali, ma che erano anche in giro per il mondo a lavorare in grandi strutture e conferivano alla redazione della rivista italiana di arte culinaria le loro migliori ricette e i menù più particolari, come poi il menù Risorgimento, che è quello che abbiamo testato per questo libro che abbiamo pubblicato un paio di anni fa, che racconta l'epopea risorgimentale attraverso un menù di 14 portate che ha piatti come la bomba Garibaldi o lo sformato alla Mazzini. Le uova, per tornare a quello che mi hai chiesto prima, le uova alla Giolitti, le uova rimestate alla Giolitti, che erano delle uova strapazzate, perché Giolitti era uno bravo a rigirare la frittata un po' come gli pareva più conveniente. Un piatto buonissimo, davvero davvero molto buono, scritto dal capocuoco del re Amedeo Pettini e reinterpretato ieri sera da Antonio Ietto, che ne ha fatto veramente un piatto contemporaneo e indimenticabile, come insomma quello che è stato la storia e l'operato di Giovanni Giolitti. Siamo a Mondovì, era la prima volta per te? No, la seconda, siamo già stati qualche anno fa con Anna Prandoni qui a Mondovì per Peccati di Gola, avevamo fatto un cooking show su delle ricette del periodo fascista, che è un altro periodo interessante. Di che cosa ha bisogno questo territorio perché davvero si possa affermare? Io non lo so di che cosa ha bisogno perché è un discorso molto ampio, ti dico che cosa mi piacerebbe molto fare qui, quello che abbiamo fatto ieri sera, cioè portare questa cucina storica, questa cucina che ha tanto racconto dentro di sé, personaggi, fatte, date, posti, luoghi che fanno parte appunto della nostra tradizione, della cultura e della storia italiana, e farle rivivere, riportarle sulle tavole di questi luoghi storici meravigliosi. Ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe molto e che secondo me può attirare una piccola nicchia, ma di persone interessate a quello che stanno andando a fare. Grazie. Grazie.